Ecco, fratelli e sorelle, rinnovo la mia gioia, l'espressione della mia gioia per trovarmi qui in mezzo a un popolo credente e ricco di fede. Come vedete non ho fogli con me, non faccio un grande discorso, ma proprio perché mi sento in famiglia di dirvi qualcosa che viene proprio dal cuore. E la prima cosa è questa, che mi congratulo con voi per questa festa in onore di San Giovanni Paolo II. Vedo che tenete cara questa memoria, questa figura, e fa onore a voi e fa onore alla Chiesa. Perché ricordare Giovanni Paolo II significa ricordare un uomo che nella Chiesa è stato un gigante, è stato la guida per tanti anni della Chiesa e dell'umanità. E di lui mi piace sottolineare un aspetto della sua vita e poi sottolineare una sua parola, un suo invito meglio, un aspetto della sua vita. Vi ricordate quando Giovanni Paolo II è diventato veramente popolare? Perché anche lui durante la vita non sempre fu accolto, durante il suo magistero, durante il suo pontificato, diciamo, non sempre è stato applaudito, non sempre da tutti è stato accettato. Il massimo della popolarità, sapete quando l'ebbe? Quando era nella sofferenza. Impressionò tutto il mondo col suo soffrire, con la sua accettare, col suo lottare fino alla fine. E questa è la logica del Vangelo, perché Gesù cosa disse già di se stesso? Quando sarò elevato dalla terra, attirerò tutti a me. Cioè tutti verranno verso di me quando? Quando sarò sulla croce. È dalla croce che porterò e darò salvezza. Noi dobbiamo metterci in mente tutti quanti questo. Noi non siamo nati, noi ecclesiastici, anche noi cristiani, per essere popolari. Noi non siamo gli uomini dello spettacolo che cercano a tutti i costi l'applauso e la popolarità. Noi siamo gli uomini che devono servire Cristo e donare la vita per Cristo e accettare la sofferenza come momento vero della nostra vita. Ecco, Giovanni Paolo II fu grande nella sofferenza. Giovanni Paolo II attirò il mondo, attirò la gente, l'applauso, tra virgolette, quando era nella sofferenza. E in quel momento, come Gesù ha attirato tanti alla Chiesa, a Dio, e ha contribuito alla salvazione del mondo. È un messaggio per tutti noi. La sofferenza ci viene, la nostra compagna della nostra vita, ma noi siamo stati educati da Gesù, formati da Gesù a dare valore alla sofferenza. Certo, non ce la cerchiamo, però quando abbiamo il dolore e la sofferenza dobbiamo saperla con Gesù, offrirla a Dio Padre, sapendo che quel momento si realizza la salvezza per noi e per tutti. Ecco Giovanni Paolo II, il grande, come Gesù sulla croce ha attirato il mondo verso Dio. La sua parola, il suo invito è abbastanza famoso, l'abbiamo sentito anche poco fa. Non abbiate paura, non abbiate paura. E continua, non abbiate paura di che? Di aprire il vostro cuore a Cristo. E lo diceva alle persone, era proprio il proclama dell'inizio del suo pontificato, lo diceva ai presenti, lo diceva a tutti i cristiani e lo diceva anche alle varie istituzioni, parlamenti, scuole, ogni ambiente sociale. Aprite il vostro cuore, aprite il vostro cuore, non abbiate paura. E date spazio a Cristo. Dare spazio a Cristo significa accettare il suo messaggio, significa seguirlo come ideale della propria vita.
Sono passati 40 anni da quel grido. Che diciamo? Cristo davvero è in tutti questi ambienti? Anzitutto lo chiediamo a noi stessi. Cristo davvero è nel tuo cuore e nel cuore di ciascuno di noi? Cristo in tutti questi ambienti sociali? Oppure, ahimè, constatiamo che le chiese si stanno svuotando. Ci sono certi paesi d'Europa in cui vendono le chiese perché non vengono più cristiani. Olanda, Belgio, Francia. Noi non ci siamo ancora a questo, però la società si scristianizza sempre di più. Diciamo che i giovani pure ci mancano. Che succede? Cristo non ha più spazio. Ci sono inviti, anzi, a togliere il crocifisso pure dalle nostre aule pubbliche. Ancora. Guardate e osserviamo quante leggi dello Stato non rispecchiano più la morale, anzi, hanno scalfito quei principi su cui la Chiesa per 2000 anni ha cercato di far capire che una società può essere costruita per essere tale, vera, civile e sviluppata proprio su quei principi. Pensate al senso della vita, l'aborto, adesso la legge di fin di vita. Pensate al senso del matrimonio, per sempre abbiamo detto uomo e donna. Abbiamo altre teorie adesso. Pensiamo alla trasmissione della vita, papà e mamma. Adesso abbiamo altri metodi che li propongono come leciti, come normali. Cristo non c'è più in questo ambiente. E noi cristiani come dobbiamo reagire? Dobbiamo reagire nello sconforto, condannando? No. Non abbiate paura, io direi anche un'altra parola userei, non temete, non temere. Era la parola che Dio diceva, ha sempre detto ai profeti, se hai una missione non temere, io sarò con te. Noi col battesimo siamo diventati tutti profeti, noi abbiamo la responsabilità di proclamare il Vangelo, non temere. Proclamalo a voce alta, non condannare, non spetta a noi e non rimpiangere neppure il passato, perché Dio ci ha creato per adesso, ognuno di noi ha affidato una missione per questo tempo in cui siamo nati, in cui viviamo. A noi è data oggi di portare questa missione, di portare il Vangelo di Gesù. Ecco, cristiani, è il momento proprio tutti noi di unirci e di riscoprire la nostra vocazione, il nostro essere cristiani. Perché la bellezza è questa, che Gesù è con noi, Gesù cammina con noi, Gesù vuole che superiamo tutte queste difficoltà, che siamo testimoni, saremo ridotti a pochi, non fa niente. Ma ciò che conta è che noi ravviviamo la nostra fede e insieme camminiamo. Noi abbiamo delle belle occasioni per ravvivare la nostra fede. Anzitutto ravviviamo la fede in Gesù, ma in Gesù che parla oggi tramite i suoi pastori. Oggi abbiamo un Papa, si chiama Papa Francesco. Come ai nostri tempi abbiamo seguito Papa Giovanni, oggi dobbiamo seguire Papa Francesco. Ci sono tante teorie, tante voci. Gente che vuol ritornare nel passato. No. Ciò che conta è oggi. Pio IX diceva, insegnava ai suoi ragazzi, Pio IX, dico Don Bosco, insegnava ai suoi ragazzi, in quel tempo c'era Pio IX, e diceva loro, voi non dovete gridare viva Pio IX, dovete gridare viva il Papa, perché non importa chi ci sia, è il Papa che conta, e quindi noi dobbiamo amare il Papa di oggi, non dobbiamo rimpiangere quello del passato e non possiamo sognare quello del futuro,
è quello di oggi. Dobbiamo sentirci legati a Lui. Dobbiamo, come nel Vangelo ha detto Gesù a Pietro, credere che Pietro ha tutto l'amore di Gesù. Pasci i miei agnelli, pasci le mie pecorelle. Oggi, le pecorelle di oggi, siamo noi. Ci dobbiamo lasciare guidare dal Papa, da questo Papa. E a Lui dobbiamo manifestare amore, affetto e preghiera e seguirlo. Ma seguirlo non solo con le parole, seguirlo proprio con la vita, seguirlo come comunità. È bello ritrovarci oggi così come comunità, ma questo dobbiamo farlo tutte le domeniche. Riusciamo tutte le domeniche. Abbiamo una grazia così grande per ritrovarci e sentirci comunità di Gesù. Spesse volte tanti sentono il venire a messa come un peso, quando invece è una grazia, perché ti offre la possibilità di lasciare il tuo correre di ogni giorno, il tuo affannarti. Poi la vita passa e sprechi i momenti veri. Ecco, noi ci ritroviamo ogni domenica come cristiani per sperimentare la presenza di Dio tra di noi. È vero sì o no? Che tutte le volte che ritorniamo a casa dopo aver ascoltato la messa ci sentiamo più sereni, sentiamo la presenza di Dio, sentiamo la forza di riprendere la nostra vita, il nostro cammino. Perché sprecare? Perché non profittare di questa grazia? Nel nostro incontrarci la domenica ci scopriamo fratelli. È bene guardarci gli uni gli altri e sentirci siamo fratelli, perché molte volte succede che entriamo a messa, ritorniamo a casa e non sappiamo manco chi stava vicino a me. No, questa è la scuola della fraternità, la scuola dell'amore. E dove tutti insieme invochiamo Dio, non Padre mio, lo invochiamo Padre nostro, perché tutti ci sentiamo figli dello stesso Padre. Noi qui abbiamo questa grande grazia, questa grande occasione per rinnovarci ogni domenica, per questo che la Chiesa vi chiama. Non potete camminare senza il ritrovarvi, non potete camminare da soli, abbiamo bisogno di rinnovarci e di riscoprire Gesù che ci parla ogni domenica, sentire la sua parola. Quante parole ascoltiamo? Tutta la giornata, televisione, radio, chattiamo gli uni gli altri, ma la vera parola sta qui. Ascoltare la parola come la proclamiamo, parola di Dio, parola che viene nel tuo cuore e ti trasforma se tu gli fai spazio. Questo è non aver paura, questo è non temere. Gesù è con te, Gesù è con noi, anzi è proprio con noi. Non l'ho detta io la frase, l'ha detta Lui. Dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. E siamo qui più di due o tre, vero? Ecco, Gesù è presente con noi e vuole camminare con noi. Abbiamo di fronte e davanti a noi un mondo al quale, non dico conquistare, ma al quale proclamare la vera vita, al quale proclamare la strada giusta per non sprecare la nostra esistenza, per creare una società vera, una società giusta, una società in cui brillino i valori veri della vita. Giovanni Paolo II, dunque, è sempre attuale col suo invito: aprite il vostro cuore, aprite il cuore a Gesù, dategli spazio. E Gesù con noi saprà trasformare noi stessi ma anche gli altri, e noi potremo essere quella luce richiesta, proprio raccomandata dal Vangelo. Saremo la cittadella sul monte cui tutti possono guardare, perché avremo parole vere da dire e avremo testimonianze credibili. Lo invochiamo allora San Giovanni Paolo II perché ci aiuti ad avere quel coraggio che lui ha avuto nel proclamare a tutti la buona novella, nel proclamare a tutti il Vangelo, perché ciascuno di noi, nei nostri ambienti, dove ci troviamo, possiamo
avere questa gioia di essere i messaggeri di Gesù.